Intanto complimenti per il primo gol finalmente. Diciamo che in questa partita l'avevo cercato, però io ho sempre cercato il gol attraverso la prestazione, quindi ero comunque sereno e tranquillo grazie anche al Pescara, al gruppo, anche ai tifosi che nonostante tutto mi hanno sempre elogiato, nonostante non fosse arrivato il tap-in. Prima o poi sarebbe dovuto arrivare, ecco, e oggi è arrivato. Ho fatto uno spalla a spalla, è andato giù il difensore, ho fatto altri 40 metri, non voglio trovare scuse, però ero anche un po', avevo la vista un po' offuscata, ecco, se no non avrei avuto problemi a passarla. Il gol, ci sono state delle proteste da parte del Vicenza, ce la racconti un po' questa azione, il contrasto col portiere? Diciamo che è una giocata che io ho sempre avuto nelle corde comunque di provare a prendere la palla anche quando esce il portiere, comunque palle difficili, ecco. Io non sono andato incontro al portiere, io sono andato verso la palla, questo posso assicurarlo. Poi non ricordo bene la dinamica, però io se non sbaglio ho toccato la palla e poi ho sentito il contatto. È stata anche una battaglia a livello fisico con questa difesa biancorossa. Certo, anzi è stato anche molto stimolante, a me piace, ci provo sempre, non mollo mai e oggi peccato per l'ultimo episodio alla fine, sennò nonostante una partita non sulle nostre corde, stavamo portando via 3 punti.